Ho paura dei serpenti. Ehi, come state? Io benissimo, guarda, primo giorno in America e sto facendo una bellissima camminata in mezzo alla città. Perché? Perché io ho pensato, ma niente se ho solo il 9%, voglio assolutamente guidare la mia Tesla nel primo giorno di essere tornato in Colorado. La vita non è divertente senza un po' di rischio, sì, ho detto proprio questa frase a Giulia prima che sono uscita di casa. Perché? Cioè, sì, è bello vivere con un po' di rischio finché arrivi per strada senza macchina. Yeah. Vi racconto cosa è successo. Praticamente io sono arrivata alla destinazione che era il negozio elettronico. Poi ho visto che sulla mappa ero troppo lontana dal supercharger, che sarebbe il caricatore per il Tesla, per le Tesla. Però ci sono questi altri caricatori in giro che si chiamano Charge Point. È comunque un caricatore, ma quello che non sapevo su VLAN è che questi caricatori sono super lenti. Quindi in realtà sono arrivata al caricatore, ma solo che quando l'ho attaccato questo caricatore, di solito ci mette mezz'ora per caricare la Tesla, vedo sull'app di Tesla 10 ore fino al pieno, no? 10 ore fiamme. E quindi ho pensato, opzione 1, dormo nella Tesla. Opzione 2, mi faccio prendere da Giulia, mi viene a prendere, lasciamo qui la Tesla. Opzione 3, vado a piedi al prossimo negozio in cui devo andare, che si chiama Target. Vado a prendere questi nuovi prodotti, sono 20 minuti a piedi. Così faccio una camminata sotto il sole, sole del deserto del Colorado, perché oggi fa un bel 97 gradi. Sì, 97 gradi, adesso guardiamo quant'è la conversione. Uno dei giorni più caldi dell'estate. Olè! Tutta questa situazione grazie alla mia campanata del giorno. Ah, il resto del piano è questo. Vado al negozio, torno, sperando che almeno 5% sarà caricato. E con quel 5% vado poi al supercharger, che sarebbe il caricatore proprio della Tesla che carica in mezz'ora. Questo è il piano. Anche se dormendo nella Tesla sarebbe stato bello. Oh, raga, facciamo 24 ore nella Tesla. Oddio. Vedete, tutto succede per un motivo. Tutto succede per un motivo. Che senza aver fatto questa campanata non mi sarei trovata abbandonata per strada e non mi sarebbe venuta in mente questa idea per un nuovo video per Sophie Land. Comunque, siamo arrivati a Target, uno dei miei negozi preferiti. Ci tengo a farvi vedere quanto parcheggio c'è. È una delle cose che io amo di più. Benvenuti al Target. Subito un po' di merchandising dal Colorado. Volete una Red Bull? Bigliettino per qualcuno? Qualcuno ha bisogno di un frigo? O un microonde? Oh, io adoro invece questa parte. E vi do uno spoiler: presto su Sophie Land ci sarà molto da fare in queste parti dei negozi. Vi dico solo questo. Indovinate nei commenti sotto perché. Volete una lampada? No, però questo sì, però. Che bello. Raga, mi sono già dimenticata per cosa sono venuta qui a prendere. Questo cos'è? Non so cosa sia, ma la voglio. Presa, via, presa. Alleluia! Ecco, mi servivano trucchi, no, però anzi BB cream voglio un BB cream nuovo. Una fan mi ha regalato il BB cream ad uno stage e da quel giorno sono sempre stata innamorata del BB cream perché è molto leggero e io tipo odio sentirmi il trucco pesante sul viso, lo odio tantissimo. Quindi grazie alla fan che mi ha portato il BB cream come regalo a quest'altra che è innamorata.
Ecco, questo volevo. Sempre, 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 ragazzi, mi raccomando, con SPF per evitare le rughe del futuro. Oh, raga, non sono venuta qui per prendere i cereali, ma niente, sono cascata. Sono tipo i cornflakes, ma super zuccherati. Li amo. Presi. Eccola, trovata. Questo non mi serviva, ma l'aggiungo alla mia lista. Ok, facciamo una bella cosa. Tiriamo fuori la lista, magari, così non sono più distratta. Eccola. Ok. Bella crema. Ho bisogno di crema. Crema per il corpo, un rasoio, il toner, il deodorante, oh, dentifricio. Fino ad ora ho preso tutto quello che non è scritto sulla lista. Olè. Mi stavo dimenticando, mi servono le mollette e anche gli elastici perché li perdo sempre. Ma se prendi... No dai, concentrati, ok. Shampoo e balsamo. Quanti shampoo. Raga, ma come si fa a scegliere? Cioè, ma quanti? Quanti? Questo mi serve. Ecco, prendiamo un po' di lacca. Ok, non ho mai provato questo brand, ma voglio provare questo Brightening Serum. Perché mi piacciono i colori delle bottiglie. Spero che vi piace questo ragionamento del perché comprare un certo prodotto. Raga, mi è appena successa una cosa molto imbarazzante. Avevo il cervello in modalità italiano e una signora doveva passare e gli faccio scusami in italiano invece di excuse me in inglese. Bro, questa giornata. Ok, vado a pagare tutte le cose che sono tipo triplo delle cose che avevo, excuse me, che avevo intenzione di prendere. E basta. E un'altra cosa che io amo tantissimo dell'America è l'acqua fresca gratis ovunque vai, con un sensor tutto touch, cioè tutto automatico, ti riempie la bottiglia che mi serviva perché sto facendo, vi ricordo, una camminata nel deserto. Fiamme, ma perché non mi avete ricordato che avrei dovuto fare questa camminata lunghissima sotto il sole con il sacchetto in mano? Potevo aspettare per prendere tutta questa roba extra. Oh mio Dio, raga, devo attraversare il safari qui, C'ho un'ansia perché in Colorado abbiamo i serpenti, ma non c'è una strada pedonale perché Colorado, almeno la città di Fort Collins, non è costruita per avere dei nomadi come me. Oh mio Dio, ho paura dei serpenti, aiuto, aiuto. Ok, ragazzi, Sophie Land è arrivata al sicuro, sulla terra sicura, con ancora i cereali zuccherati in mano. Vedo un futuro per lei, vedo la luce di speranza. Oddio, raga, vedo la Queen vive, ciao amore, amore brillantinata, mi sei mancata, ho fatto un rhyme con dollar signs, perché sono una rapper, non una trapper, right. Oops. Vediamo a quanto è arrivata la Queen. Qui ho messo giù il tappeto di A$AP Rocky perché mi sono bruciato il sedere prima. Oh! Oh! Freaking A! 11%! Oddio, grande! Oh my god! Sinceramente, non mi immaginavo che sul primo giorno di essere ritornata negli Stati Uniti sarei stata are. Ma va bene così. Comunque, che figata, per un'ora ti charge. Perché mi sta chiamando Tesla? Oh,
c'è? Un dollaro solo, vi volevo dire. Un dollaro. Mi sta chiamando mio padre, fiamme. Ti racconto la storia, pronti? Hey. Hey Dad. Hey, are you gonna be making us dinner tonight? You know, I might make it back. I might be here in the charging station still. Where? In the charging station. You're in a charging station? You're in a station right now? Well, what I didn't know was that the charging stations that aren't superchargers take about 24 hours to charge your car. Oh no. So are you stuck somewhere? Fun. I'll talk to you later, okay? Sounds good. Alright, bye then. Okay. Bye. Bye. Oh mio Dio, vi ami. Sì, sono al semaforo, tranquilli. Pronti, fiamme? Lego! Raga, ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati ai supercharger, guardate che figata! Per me è la prima volta che vengo qui per caricare la macchina, perché di solito la faccio a casa mettendo il cavo nella presa normale. È fighissimo, guardate che figo. Ci sono tutti questi caricatori. Bellissimo. Oh! Ascolterò sempre a Giulia da adesso in poi. E sono solo grata che sono riuscita ad arrivare al caricatore, perché se no il caro Trezzi sarebbe dovuto venire proprio al pelo. Sono arrivata con 1% prima, ma al pelo, ma troppo scettico. No. Ti saluto XOXO, al prossimo video e che il fuoco sia dentro di voi. Ciao fiamme! Yes, he gonna miss me, yes, he gonna miss my love.